Ciao a tutti gli amici di Insella, oggi siamo qui per raccontarvi la storia di una moto che sta per terminare e ricominciare la sua carriera, ma che ha fatto comunque la storia del marchio Moto Guzzi, la V7. Ma prima, sigla! Il nome V7 è fondamentale nella storia di Moto Guzzi. La prima V7 presentata al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano nel 1965 fu infatti la prima Moto Guzzi dotata del bicilindrico a V di 90 gradi da 700 cm cubi progettato dall'ingegnere Giulio Cesare Carcano, il motore che sarebbe diventato successivamente il simbolo della casa di Mandello. Poi, nel 1969, arrivò Lino Tonti, che rimise mano al progetto creando la V7 Special con motore 750, che a Monza, nel 1969, ottenne numerosi record di velocità sull'anello sopraelevato del circuito brianzolo. Ma Tonti era un romagnolo con le sportive nel sangue e infatti, poco tempo dopo, tirò fuori dal cappello un modello che fece la storia della produzione italiana, la V7 Sport, una maxi da 200 km orari che non temeva affatto le giapponesi e dotata di un telaio, che non a caso poi venne chiamato telaio Tonti, in grado di garantire una proverbiale stabilità. La V7 Sport divenne la capostipite della Guzzi serie grossa. Il motore negli anni seguenti salì a 8,50, poi a 1000 cm cubi e negli anni più recenti a 1100 e 1004, dando vita a modelli mitici come la Le Mans e come la California, una moto nata nel 69-70 su richiesta proprio della polizia stradale della California, che voleva moto più veloci e leggere delle Harley Davidson. Nel 2008, dopo oltre 30 anni, Moto Guzzi rispolverò il marchio V7 presentando la V7 Classic con motore da 750 cm cubi e forme che ricordavano molto da vicino la V7 Sport di Lino Tonti. Una cosa però è cambiata. La prima V7 degli anni 60-70 era l'ammiraglia di casa Guzzi, una motona turistica nata per sfidare le maximoto inglesi e tedesche e giapponesi dell'epoca, mentre la nuova V7 dal 2008 a oggi rappresenta l'entry level del marchio, il punto di accesso alla filosofia Guzzi. Dal 2008 a oggi la V7 è stata aggiornata parecchio nel motore, nella ciclistica, persino nel nome, pur restando sempre fedele al suo stile vintage che l'ha resa nel corso degli anni il modello più venduto della casa di Mandello. Uno stile destinato a durare ancora, anche se sta per arrivare un cambiamento importante. La V7 che conosciamo infatti nel 2001 cambierà profondamente, a partire dal motore che sarà una versione stradale dell'850 della V85, per il quale arriverà anche una nuova trasmissione e modifiche al telaio. Alla vigilia di questo storico passaggio, dunque, abbiamo deciso di raccontarvi la versione top della famiglia, la V7 Stone S, realizzata in edizione limitata a soli 750 esemplari. Ispirata alla tradizione sportiva della casa di Mandello, la V7 Stone S è arricchita da una dotazione che rappresenta il meglio del meglio offerto dal catalogo accessori di Moto Guzzi. Gli elementi distintivi di questa versione sono il serbatoio in metallo naturale satinato, fissato superiormente con una cinghia in cuoio nero, la fanaleria full LED, un parafango posteriore più corto e snello. Tutto ciò, insieme ai inediti specchi retrovisori Bahrain, donano alla Stone S un profilo filante e dinamico. Ulteriore tocco di sportività è dato dai tanti dettagli rossi, a partire dall'aquila sul serbatoio su entrambi i lati, dalle molle degli ammortizzatori posteriori, dalle impunture della sella in alcantara dedicata. L'allestimento prevede inoltre il tappo del serbatoio con serrature in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero e i fianchetti laterali, anch'essi in alluminio col logo dedicato. Anche la meccanica, che è identica a quella delle altre V7, si presenta in una veste raffinata, con le protezioni dei corpi farfallati in alluminio naturale anodizzato e le teste cilindri con le alette di raffreddamento fresate. Per il resto, l'attuale Stone S ripropone fedelmente la scheda tecnica della famiglia, con al centro l'ultima evoluzione Euro 4 del bicilindrico da 744 cm cubi e 55 cavalli. Un propulsore nato per passeggiare e godersi il paesaggio, anche se in Guzzi ne hanno realizzato persino una versione da trofeo. Ma come si sta in sella una V7? Beh, sicuramente si sta comodi e questo è il pregio principale di questa moto. La posizione di guida è neutra e i comandi sono tutti al loro posto e offrono un controllo pressoché totale.
La sella è ben imbottita e il baricentro basso offre una sensazione di leggerezza che va in contrasto con i 209 kg fatti segnare dalla bilancia. Un po' meno comodo il passeggero, infatti non ha pigli e la sua porzione di sella è irrisicata e spiovente verso il basso, ma ora bando all'indugio e vediamo di scoprire come va la V-Stone S. Dalla prima generazione la Moto Guzzi V7 si è sempre evoluta per essere più facile e piacevole da guidare e anche sulla Stone S si possono apprezzare queste qualità. Tra le curve il motore è pastoso e molto lineare nell'erogazione. Nelle marce alte e a bassi regimi non strappa e l'allungo è accompagnato da un sound molto convincente. Non ci sono vibrazioni fastidiose, solo le basse frequenze del motore Guzzi che oltre a essere un tratto distintivo appare quasi come una coccola per il pilota. Tra le curve il bicilindrico di mandello pretende una guida rotonda, senza spigolature. È necessario far scorrere la moto per ottenere il meglio e apprezzarne il fascino. Buona la coppia ai bassi, che consente di limitare l'utilizzo del cambio, comunque preciso e silenzioso, e ben accordate le sospensioni. Forcella e doppio ammortizzatore posteriore sono tarati sul morbido, ma se non si esagera, sanno accompagnare con precisione anche nella guida allegra. Ben tarato il controllo di trazione regolabile su due livelli ed escludibile. Il livello 2 è leggermente protettivo, utile in caso di bagnato. Il livello 1 invece ci è parso il più efficace per togliersi d'impiccio in situazioni di asfalto asciutto ma con poco grip. Ultimo appunto, i freni. Sono perfettamente modulabili, ma per staccare forte bisogna strizzare parecchio la leva. Insomma, la Stone S rappresenta il meglio offerto dalla famiglia V7 attuale e questo purtroppo fa salire il prezzo, parliamo di 9.320 euro, quindi 1.300 euro in più rispetto alla versione base, ma come detto in precedenza questa moto vale tutti i soldi che costa e non soltanto per gli accessori che sono comunque tantissimi di serie, ma per il fatto di essere il punto di arrivo di un'evoluzione che è partita dal 2008 e ogni anno ha aggiunto sempre qualcosa di interessante. A proposito, come detto, dal prossimo anno si cambia, per cui questo potrebbe essere il momento giusto per strappare degli interessanti sconti in concessionaria. Magari non per la Stone S, dato che si tratta di una versione limitata, ma il resto della famiglia V7 con motore Euro 4 sarà sicuramente oggetto di interessanti riduzioni di prezzo. Quindi, se volete portarvi a casa un pezzo di storia della moto, questo è il momento giusto. Se vi è piaciuto questo video non dimenticate di mettere un mi piace qui sotto, seguirci sul nostro canale YouTube, sui nostri social e ovviamente sul nostro sito insella.it. Da Massimo Emiliani e dalla Moto Guzzi V-Stone S è tutto, per cui ci vediamo in sella alla prossima moto. Ciao!